È stato firmato questa mattina il protocollo d'intesa fra Comune di Napoli e Camera di Commercio per lo scambio informatico di informazioni e documentazione in tempo reale sulle imprese e sulle posizioni degli iscritti all'anagrafe comunale e al registro delle imprese. La promozione delle nuove pratiche tra i due enti permetterà lo scambio delle banche dati per rendere più veloci anche le attività di trasmissione dei documenti e la concessione di pareri e certificati mediante l'utilizzo esclusivo di posta elettronica certificata e firma digitale. C'è un problema di evasione, di rilevazione di molti contribuenti che sfuggono in questo momento all'accertamento di alcuni tributi. Può esserci anche un 20%, che è una fetta importante, di contribuenti e di operatori economici che sfuggono ad alcune tipologie di imposizioni. Mi riferisco per esempio alla COSAP, dove un lavoro già è stato fatto capillarmente sul territorio, ma che è difficile farlo in maniera sistematica se non si ha una banca dati. Interfacciandoci con Camera di Commercio avremo la possibilità di fare un lavoro che abbiamo già iniziato con le nostre banche dati. Noi avevamo la banca dati dell'anagrafe, quella dei tributi, che non dialogavano. Oggi abbiamo un nuovo sistema informatizzato che fa dialogare le varie banche dati. Quindi Salvatore Palma è noto per tutte le banche dati. Quindi una modifica anagrafica di Salvatore Palma va su tutti i contesti dell'amministrazione comunale. Ci manca però l'interfaccia con quello che è il mondo esterno, quindi dei contribuenti commerciali. Avere la possibilità di interfacciarci periodicamente, addirittura due volte l'anno, con Camera di Commercio ci consentirà di aggiornare innanzitutto quello che è già esistente in banca dati nostra, ma aprire a nuove fasce di contribuenti che oggi invece sfuggono al controllo e quindi all'accertamento dei tributi. Questo ci consentirà di non aumentare le tasse, anzi di abbassarle, perché rispettando il gettito che chiaramente auspica l'amministrazione comunale, si abbassa l'incidenza sul singolo contribuente commerciale in questo caso. Quindi è un aspetto importante questa collaborazione, che salutiamo veramente con grande soddisfazione, e ringrazio il Presidente che ci ha consentito di fare questa operazione. È importante comunque che due istituzioni distinte ma non distanti anche su questo dimostrino la capacità di collaborare alla fine per migliorare i servizi alle due amministrazioni, ma alla fine si tratta anche di una maniera per accorciare i tempi e dare un servizio sempre più gradevole e appropriato ai cittadini, all'utenza, al sistema delle imprese, che poi è quello che a noi particolarmente interessa. D'altra parte le collaborazioni con il Comune di Napoli si verificano anche in altri ambiti e in altri casi. Questo ci è sembrata la maniera più giusta e più opportuna.